Ebbene sì, questa sera parliamo di D-Bot Osmo 920 Series. Bentornati anche oggi con questo nuovo video. Questa sera parliamo, come vi ho detto all'inizio, del D-Bot Osmo 920 Series, il robotino che pulisce casa. Come vedete ho già sistemato tutto per iniziare la pulizia della casa, anche di qua e anche nelle altre stanze, e volevo parlarvi di lui, del robottino. Allora, il robottino, come abbiamo visto dall'unboxing, contiene tutto nella sua scatola, dalle pugne, diciamo, per pulire il pavimento. Una è in microfibra e le altre sono delle usa e getta che si possono usare anche 2-3 volte nelle pulizie. Allora, è molto comodo perché lo sporco viene riunito in questa vaschetta. Qua sotto viene riempito di acqua e detersivo, come vi avevo già in precedenza detto nell'unboxing. Viene inserito qua dentro con molta semplicità. Quando sentite clack vuol dire che è entrato. Adesso il robottino è in fase di carica. Per sincronizzare il robottino si può farlo sia dall'applicazione che, diciamo, si può usare anche senza internet, ma usandolo manualmente. Allora, come si può fare? Allora, se avete una connessione internet stabile, come io uso quella di mio fratello, il wifi, quelli portatili, lo sincronizzate al wifi. Vabbè, prima all'inizio dovete scaricare l'applicazione di Ecobox, aprite l'applicazione, vi registrate con l'email e una password. Dopo vi dirà tutto l'applicazione, quello ciò che dovete fare. Vi dirà di accendere il robottino, sentirete una suoneria che vi dice di procedere con l'attivazione del robottino. Dovrete connettere il robottino a una rete wifi, ovviamente se lo avete. Una volta finito tutto, che avete sincronizzato eccetera, dovete fare la mappatura, che vi faccio vedere lasciandovi qui da una parte come funziona l'applicazione. All'inizio dovrete fargli fare una mappatura della casa. Potete lasciare i tappeti che lui li riconosce automaticamente, perché la prima volta che lo fa. Potete togliere la vaschetta dell'acqua e lo fate sull'aspirato. La seconda volta che ha fatto la mappatura potete inserire la vaschetta dell'acqua per fargli anche bagnare il pavimento. Allora, l'applicazione è molto facile. Prima li fate fare la mappatura in modalità avanzata. Ci metterà, dipende dalla vostra casa, ma ci metterà un'ora e mezza a mappare tutta la casa. Tipo la casa di mia mamma, che è più o meno tra i 50 e 60 metri quadrati, ci mette un'ora e mezza. Quando ha finito di fare la mappatura, allora nell'applicazione riconoscerà la vostra casa, vi dirà la casa è stata mappata. Da lì vedrete tutta la vostra casa con tutti i, diciamo, i mobili. L'applicazione, che è fatta abbastanza bene, non è fatta male. Da lì potrete selezionare le vostre stanze mettendoci dei disegni. Potete dividere le varie stanze con le divisorie mettendoli dei numeri. Magari un giorno vi serve solo la cucina, fate solo la cucina. Un giorno vi serve solo il soggiorno, vi fate solo il soggiorno. Le selezionate. Comunque le vedrete sempre qui come funziona l'applicazione. Ci sono 2-3 modalità di aspirazione. C'è la silenziosa, che aspira poco ed è silenziosissima. C'è l'aspirazione standard, un po' più rumorosa del silenzioso, ma aspira anche quello poco. E come terza opzione di aspirazione c'è la massima, che lì sentirete il robotino che fa molto più rumore, ma aspira, diciamo, abbastanza bene, molto molto più forte delle altre due aspirazioni. Potrete aumentare anche il bagnato, sul livello di bagnato sul pavimento, con poco, tanto, molto, cioè basso, alto, molto alto e un'altra cosa che adesso non mi ricordo. E questa è più o meno applicazione. Dopo, sempre in applicazione, ci sono delle, potrete mettere delle barriere, potete mettere delle etichette, come vi dicevo prima, per nominare le varie stanze. Come dire, camera da letto, c'è il letto, dopo c'è la cucina, c'è un disegnino in modalità cucina e via dicendo. Allora, vi posso dire che dopo 3 mesi di utilizzo dell'applicazione e del robottino, allora, ci sono dei giorni che va abbastanza bene e ci sono dei giorni che inizia a perdersi, inizia a non avere quel lavoro di pulizia che sa di preciso dov'è. Del tipo, ogni tanto si perde, non si capisce dove va, e inizia da una parte, fa solo il contorno di un rango, diciamo, e dopo ritorna dall'altra parte e via dicendo. Se invece lo fate con la modalità manuale, cioè schiacciando questo pulsante qui, e noi lo andiamo a schiacciare, il robottino inizia a fare la pulizia da solo. Diciamo che non è precisissimo come farlo con l'applicazione,
perché lui non ha un punto di riferimento, sa solo dov'è la sua basetta di ricarica. Quindi in questo caso parte da questa stanza qui, inizia a farsi un giro in questa stanza e dopo inizia ad andare nelle altre stanze, come dire il bagno, la camera da letto e via dicendo, o magari dipende da come gli gira e fa tutte le altre stanze. Allora il robottino pulisce abbastanza bene, non pulisce malaccio. Ovvio che non potete tenere e pretendere che la vostra casa diventi pulitissima come pulirla manuale, quindi io vi consiglio, se avete animali, questo robottino fa per voi. Se non avete animali potete prenderlo, però non dovete avere delle esigenze grandissime. Quindi se volete dite vabbè, noi non ci sei mai a casa, però una passata ogni due giorni non gli fa male al pavimento. Quindi adesso vi faccio vedere un po' come funziona il robottino e intanto vi faccio vedere come va. Allora intanto io accendo il wifi di mio fratello. Ok, wifi acceso, adesso vi faccio vedere dall'applicazione come funziona. Allora andate, scaricate l'applicazione come vi ho detto prima. Adesso si carica, vedete? Una volta che avete acceso il wifi lo riconosce schiacciando online, lo vedete online, schiacciate e sentirete un bim dal robottino. Vedete? Questa è la mappatura della mia casa. Qui abbiamo personalizza, che vi fa le aree da fare schiacciando questo. Dopo abbiamo automatico, lui parte come schiacciarlo manualmente come vi facevo vedere prima dal tastino, oppure area. Questa è l'area in cui ho diviso la casa di mia mamma e gli diamo un ordine. Se io dico che voglio partire prima dall'entrata, selezioniamo l'entrata e dopo lo facciamo andare in ordine o come volete voi. Adesso facciamo un pezzo di soggiorno, facciamo il ripostiglio, facciamo la cucina, facciamo soggiorno l'altra metà di soggiorno, dopo lo facciamo andare in camera, dopo lo facciamo andare nel bagno, gli facciamo fare il pianerottolo dove c'è la vaschetta del gatto, dopo lo facciamo andare nella stanza in fondo e dopo dove tengo la bici. Gli diamo start e lui parte. Qui vediamo anche la carica di batteria del robottino. Come vi dicevo prima, qui abbiamo tutte le modalità di aspirazione. Adesso io la metto massima. Vedete, qui c'è modalità avanzata. Se voi la fate attiva, vi dice quando questa funzione è abilitata, puoi usare pulizia area, pulizia personalizzata, barriera virtuale, mappa multipavimento. Perché questo ha la possibilità di farvi più piani se avete più piani da pulire. Vedete, lui adesso è partito, va dove gli ho detto di andare a pulire, si ferma un attimo per riconoscere dove deve andare. Adesso lui fa tutto il contorno del pezzettino in cui lo abbiamo fatto partire selezionandolo. Una volta che ha finito di fare tutto il perimetro di dove deve pulire, inizia a fare l'area. Ci sono dei giorni che va in verticale, dei giorni che va in obliquo e dei giorni che va in orizzontale. E questo era per dirvi come andava di solito quando lui perde e inizia a perdersi via dall'applicazione, si inizia, non ha più la connessione ad internet, eccetera. Quindi adesso lui sta per finire il suo perimetro, si bloccherà e dopo inizierà a fare la sua area di dove deve pulire. Noi abbiamo il gatto, quindi è molto più comodo quando dobbiamo pulire. Dopo, una volta alla settimana o una volta ogni 10 giorni, dovete prendervi la briga. Vabbè, quando fate la polvere potete fare la polvere di tutti gli armadi eccetera, un giorno fate la polvere eccetera, usate il robottino, e un altro giorno, una stanza alla volta o due stanze alla volta per giorno, pulite casa a fondo, diciamo. Lui è comodo quando dovete, magari lavorate tutti i giorni, lavorate 8, 9, 10, 11 ore al giorno, non avete voglia di fare le pulizie, prendete il robottino e lo fate partire. Come vi dicevo prima, dovete comunque, vi farò un video sul robottino, sulla manutenzione, voglio dire come lavare la spugna che tiene sotto per pulire il pavimento, come fare il pieno alla vaschetta dell'acqua, come fare la pulizia alle spazzole, perché contiene anche le spazzole questo robottino nella sua confezione, ha delle spazzole nel mezzo che si possono togliere, pulire bene, ma comunque vi farò vedere tutto. E se siete dei smanettoni, che vi dovesse capitare che non dovesse più riconoscere la vostra casa, lo fate ripartire. Quella volta che lo fate ripartire potete installargli sia la vaschetta che l'aspirazione e voi lo fate andare. Il tappeto lo riconosce automaticamente, quindi vedrete che va su di quei 10-12 centimetri e dopo scende dal tappeto e inizia a fare il giro suo solito. Mi raccomando, se avete un tappeto che non abbia quei fili che se si intorcigliano nelle spalle, si
si blocca e non è più capace di sbloccarsi. Quindi, allora, questo robottino magari non è per tutti, perché il suo prezzo è veramente veramente alto, costa 489 euro. Se lo prendete al Black Friday, cioè a novembre, e avete delle gift card da consumare, perché no, prendetelo. Però se non avete esigenze enormi, continuate a farlo a mano, o se lo prendete, prendete un robottino anche più economico che vi dà quella passata sul pavimento, soprattutto se non avete animali. Se avete animali, io vi consiglio di prenderlo, perché secondo me è veramente comodo, vi dà una mano a tenere casa pulita, vi aiuta molto. Ecco, dovete avere un po' di pazienza solo nel quando dovrete svuotare la vaschetta, nel secco eccetera, dalla polvere. Quello comunque vi spiego in un prossimo video. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dagli altri. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice su, che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi qua sotto al canale, che ho visto che ancora il 98% di voi non è ancora iscritto al mio canale, e mi farebbe veramente tanto tanto piacere se vi iscriveste e mi supportate per questo mio nuovo hobby su YouTube. Seguitemi sui social network Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a Robby Franchi. E che dirvi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.